è stata data una risposta proporzionata a quella che è la pericolosità di queste organizzazioni internazionali. Come vi hanno spiegato i generali, il colonnello della Guardia di Finanza, questa indagine ha riguardato soprattutto l'Italia, Germania, Belgio, Albania e ovviamente i paesi produttori sudamericani. E per noi il valore di questa indagine è enorme, perché abbiamo visto, abbiamo potuto collaudare sempre più la grande sinergia della Guardia di Finanza, che è a livello centrale con lo SCICO e qui in Calabria con il nucleo investigativo, GICO, GOA, si sono interfacciati con grande padronanza del loro know-how, delle loro tecniche di indagine, con le polizie di mezza Europa e del Sud America, con grande successo e con grande determinazione. Abbiamo visto ancora una volta l'Italia capofila in un'indagine internazionale e di questo respiro e di questo livello, quindi per questo li ringrazio, oltre all'abnegazione, al dato che notte e giorno eravamo collegati online. Abbiamo avuto la possibilità, grazie anche ai fondi messi a disposizione da Eurojust, la possibilità, quindi Europol, Interpol e con la grande collaborazione della Direzione Centrale Servizi Antidroga, la possibilità di fare delle squadre investigative comuni, cioè i nostri militari, i nostri finanzieri hanno soggiornato per lunghi periodi in Germania e in Belgio proprio per ascoltare nelle loro sale di intercettazione il contenuto delle conversazioni dei trafficanti e poter lì fare sinergia con le altre polizie. Il pericolosissimo latitante del quale oggi adesso vi parlerà la Guardia di Finanza, che è evaso dal carcere di Roma Rebibbia, dove stava scontando una pena a 27 anni di carcere definitiva, è messa in esecuzione dalla Procura Generale di Catanzaro. Proprio per questo il Procuratore Generale Luca Antonio ha firmato un mandato di cattura europeo per l'esecuzione di questa quella custodia cautelare e inoltre questo grosso latitante straniero albanese risponde di altre due associazioni di inquinanza del traffico internazionale stupefacente, una per noi, per l'Italia, per Catanzaro, e un'altra per il Belgio. Sì, diciamo l'operazione odierna rappresenta per noi non un punto di arrivo ma un punto di partenza. È stato provato, testato e rodato un sistema di indagini a tutto campo a livello internazionale con collaborazione sia in termini di personale sia in termini di tecnologia. Questo sicuramente il risultato ci dimostra che la strada tracciata è quella giusta sulla quale continueremo ad operare per poter portare un contrasto internazionale a quella che è la realtà dell'Andranghetta da oggi. Certo, perché questa organizzazione era armata sia di armi lunghe che di armi corte, quindi era alla ricerca sempre di nuovi armamenti, evidentemente per potenziare i gruppi di fuoco. Questo in un momento di pax mafiosa ci deve alzare l'attenzione, non dobbiamo assolutamente trascurare questo episodio. In più, come si diceva prima, grande attenzione all'apprensione dei beni, perché è stato inflitto un colpo duro a quella che è il patrimonio dell'organizzazione. Questo è tipico di noi finanzieri, per cui abbiamo sequestrato quasi 4 milioni di euro di beni, che è la cosa che fa più male all'organizzazione, senz'altro. Sì, questa attività di indagine ha la peculiarità di essersi avvalsa degli strumenti della cooperazione internazionale che si è rivelata estremamente importante per il contrasto di determinati fenomeni criminali che hanno ormai un risalto sovranazionale, quindi la trasnazionalità delle associazioni dedicate al traffico di sostanze stupefacenti impone l'utilizzazione degli strumenti della cooperazione internazionale. In questo caso è stata costituita la squadra investigativa comune tra le autorità giudiziarie e di polizia giudiziaria sia italiana che tedesca che belga con Eurojust. Eurojust è stata estremamente preziosa nel determinare il coordinamento per lo svolgimento di queste attività di cooperazione, nonché per l'acquisizione dei risultati delle messaggistiche su piattaforme criptate, la cui utilizzazione si è rilevata proficua per delineare tutta una serie di responsabilità, allo stato ovviamente della gravità indiziaria, con riferimento ai soggetti interessati dalla misura cautelare
cautelare. Le messaggistiche su piattaforme criptate ormai è il canale di comunicazione privilegiato dai soggetti che si dedicano al traffico internazionale di sostanza stupefacente, e anche in questo caso non si è fatto eccezione, si è potuto verificare proprio attraverso i risultati di queste messaggistiche sui sistemi di comunicazione criptata che vi erano canali di rifornimento di sostanza stupefacente del tipo cocaina attraverso i broker stanziati in Germania con i canali di rifornimento del Sud America, così come si è delineato il canale di rifornimento della sostanza stupefacente del tipo eroina sulla versante balcanico, che era, diciamo così, diretto da uno dei soggetti che già in passato era stato interessato da misure cautelari e da indagini nell'ambito della criminalità organizzata della Sibaritide e che aveva fatto perdere le sue tracce da tempo. Il soggetto ancora ovviamente è irreperibile, mentre l'altro soggetto latitante è stato tratto in arresto in Germania in esecuzione sia del MAE adottato a seguito della misura cautelare oggi in esecuzione, sia del MAE, cioè del mandato di arresto europeo che è stato emesso dalla Procura Generale. In questa operazione emerge chiaramente che la 'Ndrangheta ha la possibilità di proiettarsi in maniera radicale anche oltreoceano. Siamo trovati di fronte a una vera e propria holding criminale con delle sedi ovviamente qui in Calabria, ma anche in altri paesi europei, in Belgio, in Germania e in Albania, con la possibilità di procacciare quantitativi di droga anche diversi a seconda dell'esigenza e della richiesta di mercato. E la forza che ormai ha acquisito la 'Ndrangheta di relazionarsi con i cartelli sia colombiani che messicani emerge proprio dall'indagine, laddove un componente dell'organizzazione in Italia insieme a un suo accolito in Germania progettavano di mettere a contatto due cartelli sudamericani, uno messicano e l'altro colombiano. Questo a testimonianza proprio della capacità di tessere relazioni criminali non solo a livello europeo ma anche oltreoceano. Nel corso delle indagini siamo riusciti a decodificare alcune delle conversazioni e dei documenti che gli indagati si scambiavano con sistemi criptati, fra cui in particolare alcuni pizzini, possiamo definirli così, che ci danno la contabilità della filiera del narcotraffico, cioè il costo che all'ingrosso viene corrisposto per l'approvvigionamento del stupefacente, in particolare della cocaina dalla Colombia. Si parte da un prezzo di acquisto in montagna, poi lo stupefacente viene confezionato, viene trasportato fino al porto e poi viene stivato sulle navi. Il prezzo finale al chilogrammo è di circa 5.500 euro. Naturalmente la droga viene poi importata ed esfiltrata in Europa e attraverso i successivi passaggi, quindi di taglio e di distribuzione in tempi rapidissimi, i guadagni sono enormi e questo chiaramente è un business che spiega poi anche come mai è così appetibile questo tipo di traffici. Infatti, all'esito delle indagini, oltre alle 25 misure cautelari che sono state eseguite, abbiamo eseguito sequestri per circa 3,8 milioni di euro su innumerevoli beni, società, ditte individuali, terreni, fabbricati, motoveicoli, autoveicoli, per lo più localizzati nella provincia di Cosenza, perché gli indagati nel corso, diciamo, del tempo li hanno acquisiti e il valore di questi beni è risultato spropositato rispetto al loro reddito e alle attività esercitate. Questo dimostra la propensione costante che la Guardia di Finanza ha per il contrasto anche patrimoniale alle organizzazioni criminali, in questo caso al narcotraffico.